Che vi ricordano queste bancarelle di panni a 2 euro, di mutande, di pigiami, di tovaglie, di plaid, di pancere, di slip, di reggipetti? Cosa vi ricordano? Vi ricordano le bancarellacce di Roma, ovviamente, chiaro? Ebbene, non siamo a Roma, siamo a Milano. Ma come? Allora anche a Milano c'ha le schifosissime bancarelle come Roma? Allora non possiamo criticare Roma, perché vuol dire che stiamo semplicemente facendo quello che fanno dovunque. Eh no, la storia è tutta un'altra, è completamente diversa. E qui, in questa strada, via Giulio Romano, di venerdì, all'ora di pranzo, c'è l'esatta spiegazione per cui, girando per Milano, non hai la percezione, ma non hai l'evidenza, che ci siano bancarelle da tutte le parti, sulle strade dello shopping, come da noi succede sull'Appia, su via Cola di Rienzo, addirittura su viale della Regina Margherita e quant'altro. Quello che vedete qui lo vedete solitamente in maniera fissa su tutte le strade del grande shopping. A Milano questo non succede, perché le stesse licenze, che esistono anche lì, sono però gestite in questa maniera. Cioè, si chiude la strada una volta a settimana, si fa il mercato, tutti hanno la possibilità di trovare la merce a basso costo, che è giusto che possa essere reperibile da tutti, e poi il giorno dopo si va da un'altra parte e poi da un'altra parte ancora. Cioè, gli ambulanti fanno, attenzione, gli ambulanti. Questa è la vera differenza. Gli ambulanti sono gli stessi, guardate, i cartelli a 1 euro, le collane, cioè sembrano fatti con lo stampino rispetto a quelli romani, soltanto che non li vedi mai, o meglio, li vedi raggruppati una volta a settimana in determinate strade e girano a rotazione per tutta la città. Non li vedrai mai nella zona dello shopping di qualità, non li vedrai mai nelle zone residenziali, non li vedrai mai di fronte alle insegne in maniera fissa, ma semplicemente questi negozi che sono qui una volta a settimana avranno questo problema, o magari anche questa opportunità, perché poi tutte queste bancarelle tutte insieme creano veramente un mercato e non più un semplice elemento di degrado, e quindi creano opportunità anche commerciali per i commercianti fissi che sono dietro sui marciapiedi. È un modello completamente diverso, ma facilmente replicabile, nel senso che poi è la logica del mercato, è quello che è sempre stato il mercato da quando è stato inventato il mercato, la fiera, dal 1200 a questa parte o giù di lì. È roba medievale, evidentemente siamo ancora indietro rispetto al medioevo. Quindi qua il Giulio Romano ci sono queste bancarelle, domani non ci saranno più, ci saranno di nuovo soltanto venerdì prossimo. Questo permette agli ambulanti di esistere, permette ai clienti eventuali degli ambulanti di non dover rinunciare alla possibilità di avere merce a basso costo. Abbiamo visto 1 euro, 2 euro, 3 euro, ed è normale, è fisiologico che ci siano delle persone che hanno voglia di spendere quella cifra per vestirsi, e quindi è giusto che ci sia questa offerta commerciale, è giusto anche che non sia relegata in luoghi remoti della città, ma che sia anche raggiungibile. Qui siamo vicini, là davanti a noi c'è Porta Romana, quindi siamo veramente vicinissimi al centro. E poi c'è la mappa dei luoghi dove ogni giorno si tiene il mercato, e dove quindi c'è una volta a settimana in cui ce l'hai sicuramente vicino casa, sotto casa. Enormemente diverso il modello: far fare l'ambulantato agli ambulanti invece di trasformarli in commodity, in stanziali, in rendite di posizione che squalificano la città, squalificano loro stessi e il commercio in sede fissa.